Ciao, oggi vi racconterò la mia esperienza con lo Xiaomi Mi Pad 2 in versione Windows, un tablet che ho trovato sfizioso, comodo da portare in giro, con un sistema operativo versatile e che viene venduto a un prezzo molto accattivante. Non è però un tablet per tutti, a mio parere molti lo troveranno incredibilmente interessante, altri probabilmente totalmente inutile. Ma se volete scoprire in quale delle due categorie siete, beh, non vi resta che continuare a guardare il video. Confezione compatta è la solita, quella che propone Xiaomi, una confezione dal contenuto povero con unicamente il cavo USB di tipo C e il caricabatterie. Prendendo però in mano il Mi Pad, le sensazioni si trasformano immediatamente in sensazioni positive e la paura di aver acquistato un plasticone svanisce all'improvviso. Anche questa volta Xiaomi ha fatto un buon lavoro, sì, perché il Mi Pad 2 poco ha da invidiare all'iPad mini, sia dal punto di vista dell'estetica, peraltro molto simile, che da quello della cura dell'assemblaggio, che si conferma uno dei punti di forza della casa cinese. La scocca è interamente in alluminio e io vi dirò, tra il grigio, l'argento e l'oro, stavolta ho scelto proprio l'oro, perché dalle foto mi era piaciuto molto e dal vivo sì, mi piace ancora di più. La finitura è opaca e anche il tatto si ha la sensazione piuttosto piacevole, anche se devo dire non è l'alluminio di alta qualità che si trova ad esempio sui prodotti Apple. Il design e le dimensioni compatte favoriscono la presa del Mi Pad, che può essere effettuata anche con una mano sola. Caratteristica che ho apprezzato in più di una circostanza e che alla fine, a mio parere, è l'unico buon motivo per acquistare un tablet da 7 pollici piuttosto che uno da 10. Già, perché per contro le rinunce in termini di spazio utile sul display ci sono e con Windows si fanno notare maggiormente rispetto che con i tablet Android piuttosto che iOS. Questo per due semplici motivi. Il primo è che Windows per sua natura è maggiormente votato alla produttività piuttosto che allo svago e quindi alle volte le interfacce sono piuttosto affollate e non di facile lettura. E il secondo è che sebbene Windows 10 sia migliorato molto, beh, resta un sistema operativo ancora non totalmente ottimizzato per l'uso con le dita e su uno schermo così piccolo alle volte si fa proprio fatica a cliccare sul punto giusto. Poco male dico io se però quando il gioco si fa duro posso collegare tastiera e soprattutto il mouse, che insieme all'interfaccia desktop mi permettono di lavorare abbastanza seriamente a patto di avere un tavolo o una scrivania a disposizione. Quando parlo di produttività intendo quella leggera, da ufficio per intenderci. Scordatevi applicativi per il video editing o AutoCAD, ma per il resto il Mi Pad 2 va benissimo. Il processore Intel Atom e i 2 GB di RAM sono sufficienti per lavorare in scioltezza e con buona stabilità. Io ad esempio l'ho usato tranquillamente per scrivere i miei articoli su piattaforma WordPress, ma anche per gestire tranquillamente tutti i flussi mail e social del mio sito e del canale YouTube. In fin dei conti, il bello di avere un tablet Windows è proprio che quando serve si sa comportare da computer desktop con tutti i vantaggi del caso. Ci sono però anche degli svantaggi, e gli svantaggi però stanno tutti in uno store sicuramente non all'altezza dei corrispettivi del mondo Android o iOS, e ciò costringe molte volte a rivolgersi al rispettivo servizio tramite interfaccia web o applicazione desktop, che sì, permettono di arrivare allo stesso risultato, ma l'esperienza vi dirò non è così semplice e fluida come si è abituati a vivere con una classica applicazione. Io, ad esempio, volendo usufruire del mio abbonamento ad Apple Music, ho dovuto per forza di cose installare iTunes e insomma l'esperienza non è certo gradevole come su iOS ma anche su Android. Altri due aspetti da considerare prima dell'acquisto del Mi Pad 2 sono sicuramente la mancanza di una versione con scheda SIM e quindi si è sempre dipendenti da un hotspot Wi-Fi e in secondo luogo la mancanza di uno slot di memoria espandibile, anche se onestamente io ho trovato che i 64 GB a disposizione sono sufficienti per il mio tipo di utilizzo e in ogni caso è possibile collegare periferiche esterne con un apposito adattatore USB di tipo C. Per quello che riguarda l'intrattenimento, beh, direi che l'esperienza è abbastanza buona, complice anche un display sicuramente buono con una risoluzione da 2048x1536 e una densità di pixel piuttosto elevata, anche se questo display non l'ho trovato particolarmente luminoso, è un display che comunque abbinato all'hardware del Mi Pad 2 permette di giocare ai classici titoli da dispositivo mobile con una buona fluidità e di godere di qualsiasi tipo di film
o video senza problemi, vista anche la flessibilità di Windows e quindi la possibilità di leggere molteplici formati e code. Non mi soffermerò invece più di tanto sulle due fotocamere, 8 megapixel la posteriore e 5 l'anteriore, un po' perché sapete già cosa ne penso di chi fa le foto col tablet e un po' perché, come spesso accade, queste fotocamere sono appena sufficienti per scattare qualche foto decente, a patto che la luminosità sia ottima. Molto buona invece la batteria da 6190 mAh, che permette di fare un'intera giornata di lavoro senza grossi problemi e che, nonostante la presenza di Windows, è capace di supportare lo standby anche per 3 o 4 giorni di fila. Nel complesso devo dire che sono contento di aver scelto la versione Windows piuttosto che quella Android, con i suoi classici problemini del software in versione cinese comune a tutti i dispositivi Xiaomi. Problemi che invece non ci sono nella versione Windows, versione del Mi Pad 2, che per me ha un suo perché e può essere un ottimo ed economico strumento di produttività per chi ha la necessità di continuare il suo lavoro fuori dall'ufficio o da casa, portando con sé un dispositivo compatto ma che ha il pregio di essere affidabile e soprattutto ben costruito. Lo lascerei perdere, ve lo sconsiglio assolutamente, se invece avete bisogno di qualcosa di particolarmente potente o comunque che necessiti di un display un po' più ampio. Come già sapete, Xiaomi non vende ufficialmente in Europa e così la scelta è tra acquistarlo direttamente in Cina oppure, come ho fatto io, acquistarlo da importatori come ad esempio Honorbuy, che lo spedirà direttamente dall'Italia senza dazi doganali e garantendo un'assistenza sul territorio con garanzia di 2 anni. Comunque vi lascio il link qui sotto e ovviamente sono curioso di sapere il vostro pensiero su questo prodotto e in generale se siete interessati maggiormente a tablet iOS, Android o Windows. Potete farmelo sapere qui sotto nei commenti e se volete supportare me e il mio canale, mi raccomando, lasciate un mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui su pensaremac.it.